Prepariamo la pastella per le crestelle o crepe. Allora, iniziamo a dire che nella versione più antica si prevedeva soltanto l'utilizzo di uovo, latte e farina, quindi senza la presenza del burro fuso. Più avanti il burro fuso è stato introdotto anche per facilitare poi la cottura. Allora, facciamo la dose di un uovo, come vedete è un uovo abbastanza grande. Nell'uovo grande ogni uovo ci vanno 2 cucchiai di farina, non strapieni, ma più o meno così, e 2 di latte. Questa è la dose, diciamo, classica che rende stabile il composto. Per comodità, noi aggiungeremo anche il burro, anche se, come ho detto prima, non è indispensabile, circa 1,5 cucchiaio di burro fuso. Rende la pastella sicuramente più ricca e più morbida. Si può anche omettere un pochino di sale, poco poco, che viene messo anche nelle preparazioni dolci. Questa è una preparazione neutra. Con questa preparazione la crestella può essere fatta tanto dolce quanto salata. Se volete invece una crestella più tendente al dolce, dovete aggiungere anche 1 cucchiaio di zucchero. La frulliamo, non la sbattiamo. Modo evitiamo i grumi della farina. La consistenza media della pastella è più o meno questa. Adesso ve la mostro mentre la verso. Vedete? Più o meno così. Quella di una crema molto fluida. Imburriamo velocemente la padella. Prendiamo 2 mestoli, se avete un padellino più piccolo ne basta uno, e velocemente cerchiamo di spanderlo. Nel nostro caso senza sollevare la padella perché abbiamo un fornello di induzione che ha bisogno dell'appoggio con la padella per poter funzionare, quindi non possiamo sollevarlo. Controlliamo sempre i bordi. Stacchiamo via via che cuoce. Quando iniziano le venature più chiare a formarsi, che indica che la farina è cotta, e a gonfiare leggermente, vuol dire che si sta staccando ed è quasi pronta per essere girata. Cerchiamo di sollevarla con delicatezza. Giriamola. Se anche si arriccia non è un problema, con delicatezza la stendiamo. Possiamo mantenerla più chiara o più scura a secondo del nostro gusto. La nostra crepe è pronta.